ok, c'è un nuovo allenatore, però molti giocatori sono gli stessi della stagione addietro. Penso a Diakité, penso anche allo stesso Ceccaroni che era titolare, Gomez, Segre, Insigne, Di Francesco, Brunori, tutti giocatori che ovviamente fanno parte del vecchio Palermo. Non ti dico che secondo me è questa, diciamo, la motivazione principale a questo deficit psicologico del Palermo, però secondo me potrebbe essere sicuramente un indizio, intanto questo. Poi ovvio che, insomma, nel calcio tutto è possibile e il Palermo ha già dato prova, insomma, di avere, diciamo, questa lacuna soprattutto nella gestione di un vantaggio, addirittura di un doppio vantaggio, che si porta magari anche dall'anno scorso. Che a un certo punto non sanno neanche cosa farne del pallone. Siamo duri magari a dire queste cose, però onestamente essere a 10 punti dalla prima con l'obiettivo non dichiarato, dichiarato magari tra le righe, diciamo è pesante, anche se è vero. Ora da qui alle prossime 10 partite facciamo una Speriamo. marea di punti, però noi stiamo Difficile. analizzando 9 partite dove il Palermo non è riuscito ad incidere.